un'altra storia di donne, e in un cinema italiano generalmente misogino tu torni a parlare di donne. Quanto ti affascina questa storia? È poi una storia molto divertente, ma anche molto molto commovente. Beh, abbiamo, come un po' sempre mi è capitato di cercare di fare, mescolato gioia e dolore, come dice la canzone di André, che cantano le ragazze alla messa, gioia e dolore hanno un confine incerto. Il fatto che le protagoniste siano donne, per l'appunto, non è proprio una novità nei miei film, però in particolare mi sentivo che era giusto in una storia come questa, perché sono persone fragili, vessate, magari anche nella loro prepotenza, però insomma stigmatizzate, recluse, tenute lontane dalla società, dei cosiddetti sani, ma ci interessava, le abbiamo scritte con amore, abbiamo voluto volerle bene, voler bene a loro, cercare la loro innocenza. Questo, parafrasando Pessoa, è il film dell'inquietudine, sono tutti inquieti. Perché la psicopatologia ci riguarda tutti, non è che riguarda solo coloro che sono stati sanciti e diagnosticati, e reclusi o ospedalizzati. Con l'io matto ci dobbiamo convivere tutti, anche esplorando delle varie realtà, delle strutture cliniche, insomma a volte facevamo fatica a stabilire quali fossero gli operatori e quali i pazienti. Il confine tra sanità e insanità è qualcosa di labile. Quello che sappiamo è che spesso invece la parola malattia mentale suscita paura, sospetto, perché turba, perché va a toccare qualcosa che evidentemente della quale abbiamo paura, perché è proprio perché ci riguarda. È anche una storia di amicizia tra due donne. Una storia, sì, di un assedio della ficcana, di una ficcanaso prepotente verso la nuova arrivata sospettosa e chiusa, che diventa una specie di amicizia bellicosa e imprevedibile, che a sua volta diventa una relazione affettiva, che sembra essere l'unica cura possibile. Con anche una certa cinefilia verso Thelma e Louise, con più o meno in effetti c'è un minuto e mezzo in cui stanno in macchina con la cabriolet e una delle due ha un foulard in testa, ma lì finisce, credo, il paragone. Peraltro dai film di Ridley Scott mi ricordo solo il bellissimo finale, non è che l'abbia proprio studiato, però lì, come chi ha visto il film vedrà, che stanno dentro la scena di un film e scappano da un film. Infatti è una cosa iconica. Sento di avere molti debiti verso tante narrazioni, da quello che è stato il culto della mia gioventù, ovvero il Nido del Cuculo di Miloš Forman, il gran chiamato desiderio, dal momento che Beatrice è un personaggio molto debitore di Blanche Dubois, alla quale abbiamo proprio rubato delle battute. È una storia nel film di un'insolita terapia, una terapia poco ortodossa, però una terapia anche per gli spettatori. È stata una terapia anche per noi che l'abbiamo fatto, per certi versi, dal momento che abbiamo così ci siamo come ricoverati tutti in questa struttura clinica che abbiamo creato, che abbiamo riempito di attrici, attori, ma anche di pazienti, di centri di salute mentale. E come si distinguevano? E non erano distinguibili, eravamo tutti sulla stessa barca. A una certa ora sul set, visto che alcune delle nostre attrici erano sottoposte a trattamenti sanitari, arrivava la distribuzione dei farmaci, io mi mettevo in fila volentieri anch'io, e poi dopo un po' questa abitudine era presa tutta la troupe, quindi i nostri party di birra e Valium hanno allietato le nostre giornate di lavoro. Ed è vero, è stata, non so se siamo guariti, perché forse guarire è impossibile, anzi, se c'è una cosa che dice questo film è che la natura umana è imperfetta.